siamo nel quartiere Sarpi e siamo in compagnia di Pierfranco di Vivi Sarpi, un'associazione che si occupa appunto di questo quartiere e c'è un evento in corso. Di cosa si tratta? Perché siamo qui? Sì, abbiamo pensato di proporre per la Civil Week un giro nel quartiere alla ricerca, alla scoperta di bellezze nascoste o poco note. In genere uno arriva nel quartiere che più o meno viene identificato con la via Sarpi e va praticamente a cercare il food, visto che ormai la via Sarpi è diventata una street food, e non guarda, non gira nel quartiere. Allora abbiamo detto, perché non approfittare di questa occasione per fare scoprire delle cose nascoste. Una di queste, per esempio, Torre Liprando, che è uno dei resti più antichi che sono qui nel quartiere, risale, si collega poi alla famosa canzone di Dario Fo e gli Annacci su Prete Liprando, e risale proprio a quella storia di Prete Liprando degli anni intorno al 1000. Quindi è una storia vecchia, faceva parte della chiesa della Santissima Trinità, che poi è stata buttata giù ed è stata ricostruita in via Giusti, ed è rimasta questa torre in questo prato bellissimo, che era un prato privato, e chi l'ha acquistato è il signore qui presente, e sì, ha pensato bene a un certo punto di renderlo fruibile anche ai visitatori. Questo è uno degli esempi, altri esempi li abbiamo trovati lungo la strada, adesso ne troviamo degli altri ancora e finiremo il tutto attraverso, passando dalla Ladi, il museo di design del Passo d'Oro, che è una delle ultime, diciamo, gli ultimi arrivi nel quartiere, che dà un carattere internazionale anche a questo quartiere. Questo è la prima volta che partecipate alla Civil Week come Vivi Sarpi? Alla Civil Week sì, è la prima volta che partecipiamo, abbiamo partecipato ad altri eventi, però la Civil Week è la prima volta, sì. Quindi, approvata, alla prossima edizione vi ritroviamo? Sicuramente, dovremmo inventare qualche altra cosa. Questa qui era più facile perché ne avevamo già organizzato un'altra volta un giro assieme all'associazione di interessi metropolitani, e quindi abbiamo un po' utilizzato la materia arricchendola con le nostre idee. Perfetto, allora io ringrazio Pierfranco per essere stato con noi e noi proseguiamo la camminata, magari ci rivedremo nel corso di questa lunga passeggiata. Linea allo studio.